Ok, siamo arrivati a 54 edizioni del concorso Pittaluga. Il 2022 è un anno storico perché dopo 2 anni di traversie tra Covid, concorso saltato e cose varie, finalmente ripartiamo. E quest'anno ripartiamo alla grande perché abbiamo ben 35 concorrenti iscritti al concorso che arrivano da tutti i paesi come ormai da anni lo sappiamo. E abbiamo anche la 6ª edizione del concorso dei piccoli e nella 6ª edizione del concorso dei piccoli avremo un giovanissimo interprete della chitarra che non ha ancora 11 anni e questo lo vedrete la serata finale o durante il sabato mattina 1 ottobre quando ci saranno le finali del concorso del Pittaluga Junior. I giurati sono stati invitati, stanno per partire dai loro paesi d'origine. Abbiamo un israeliano, abbiamo uno spagnolo, un belga, un argentino, un messicano e 2 italiani. Il concorso si sviluppa dal lunedì al venerdì, avremo dei momenti ludici, il lunedì sera un concerto per chitarre e nacchere che terrà il nostro vincitore del Pittaluga del 2011, Cecilio Pereira, e il venerdì avremo un'uscita nel Sobborghi Alessandrini, andremo a Spinetta Marengo dove terremo il concerto dei semifinalisti e dove nel secondo tempo si esibirà Yuki Saito che è il vincitore dell'anno scorso, e il sabato gran finale presso il Teatro Alessandrini. Iniziamo alle 8:30, avremo l'Orchestra Classica di Alessandria, il direttore Paolo Ferrara. E speriamo che tutto vada bene, che Dio ce la mandi buona.